Prima di iniziare questa cerimonia voglio dare a tutta la città di Arezzo una comunicazione semplice ma decisa: la giostra si fa, qualsiasi cosa accada. Una bella cornice di pubblico ha fatto da contorno a questo primo atto della 123esima giostra del Saracino in programma sabato 23 giugno. In questo caldo venerdì tanti aretini si sono dati appuntamento in piazza del Comune, in piazza della Libertà, per assistere all'estrazione delle carriere e delle lance che tireranno tra 8 giorni nella giornata appunto della 123esima giostra del Saracino. La sorte ha chiamato in causa per primi i colori bianco-verdi, quindi Porta Sant'Andrea tirerà per primo, seguire poi Porta del Foro, Porta Santo Spirito e Porta Crucifera. Gabriele Malvestiti, direttore di Radio Arezzo: Porta Sant'Andrea dovrà correre e tirare per prima in piazza. In effetti è una casualità che si ripete con una certa continuità, però Casa Biancoverde non hanno mosso foglia, anche perché sanno benissimo che la loro coppia è collaudata. In ogni caso, se si apre la piazza con un bel tiro, e in questo caso entrambi i giostratori hanno già dimostrato di poter centrare il pomodoro, la giostra comincia in salita per gli altri. Il livello dei giostratori si è talmente alzato che non è più come una volta, dove forse l'ordine delle carriere poteva influenzare l'esito finale, anche se bisogna dire che avere Porta Crucifera in caso di spareggio a tirare per ultimo non è, come si direbbe, cosa buona e giusta. La domanda è d'obbligo: chi vince la giostra di giugno? Beh, una domanda difficile. Sulla carta ci sono sia Porta Crucifera che Porta Sant'Andrea che partono con un po' più di favori del pronostico, ma attenzione anche agli altri, perché Porta del Foro ha acquisito Daniele Gori, che è un grande giostratore secondo me, e insieme a Enrico Giusti può fare tante cose. E poi, che dire, degli esordienti: l'entusiasmo a volte fa fare delle cose incredibili. È difficile fare un favore certo.